Beh, dai, ci voleva un po' di pioggia. Sono solo 40 giorni che piove a Milano, ma questo ovviamente non ci ferma. Sono qui in via Lambrate, vi ricordate la casa di Tarzan? Avevamo iniziato i lavori e siamo ormai all'85% dei lavori, quasi 90%. Voglio farvi vedere a che punto siamo, quindi vi faccio fare un giro interno. Non c'è tantissima luce perché purtroppo questo ci mandano dall'alto, ma ve lo faccio vedere lo stesso prima che sia completamente finito. Allora, siamo dentro l'appartamento, vi ricordate questo lunghissimo corridoio che porta a tutti gli ambienti ed è sicuramente ben costruita come pianta, quindi mi piace molto. Esattamente dietro la camera c'è il bagno, ve lo faccio vedere. Vedete, abbiamo messo questa piastrella, simile al parquet, per terra, e per quanto riguarda invece qui abbiamo messo questo che sembra quasi un marmo, e sopra con questo effetto di piastrella molto, che va molto molto bene. Abbiamo visto questa piastrella in via Gordat, abbiamo messo questo accostamento tra le due con il cromato in mezzo, che è andato molto molto bene, la casa si è venduta molto bene, quindi abbiamo deciso di riproporlo tale e quale, senza grandi differenze. Qui ci sarà, anzi c'è già la doccia, questo piatto doccia, manca solo il cristallo, il bagno è finestrato, gli infissi sono già fatti, e per terra abbiamo scelto di mettere un bel parquet, vedete, questo qui nello specifico, che è un bel rovere, va sempre molto bene, vedo che piace molto agli acquirenti. Questa è la zona cucina. Anche qui abbiamo scelto una piastrella color sabbia che piace tanto ai clienti, agli acquirenti, quindi abbiamo deciso di riproporla. Vi faccio fare un altro giro nel giardino che è sempre fantastico. Ok. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate, no? Il giardino molto wild, andrà poi un po' sistemato secondo me in primavera, adesso lo lasciamo ancora così che ci sono ancora i lavori in corso, quindi rimanderemo tutto in primavera per la sistemazione. Questa è la prima delle due camere, che è stata allargata, è stata sacrificata un po' la cucina, ma abbiamo preferito dare spazio alla camera o il soggiorno che poi sarà possibile scegliere se camera o soggiorno. Questa è la seconda, vedete, sempre un bellissimo affaccio sul giardino, tutte le camere hanno affaccio sul giardino, una cosa meravigliosa, e questa è la terza camera più grande. Ok, quindi qui ci sarà ci sono già gli attacchi elettrici, quindi verosimilmente ci sarà il letto, di fronte l'armadio, da questo parte ci sarà l'armadio e lì in fondo lo spazio per una scrivania. Ovviamente mancano poi tutti gli zoccolini. I zoccolini tendenzialmente li mettiamo per ultimi per evitare che si sporchi di pittura, visto che adesso c'è tutta la fase di pittura, di biancatura. Quindi abbiamo lasciato per ultimo le cose sporchevoli. Mancano poi chiaramente le applique, vedete qui ci sono ancora le luci scoperte, quindi ci saranno delle applique. Internet è stato già sistemato, già attivo, e ecco, quindi questo è un po' il succo. Non manca molto, manca solo la fine dell'imbiancatura e l'arrivo degli arredi, quindi
penso che nel giro di 2-3 settimane avremo anche l'arredo e sarà completamente pronto l'appartamento. Quindi vi farò l'ultimo video quando sarà tutto finito a puntino e ci sarà proprio fino all'ultima ciliegina sulla torta e sarà completamente finito e per essere poi presentabile. Quindi ci vediamo il prossimo ultimo video sull'Ambrate la prossima volta, restate sintonizzati e ricordatevi di seguirmi sui miei aggiornamenti, i miei video su Facebook, su YouTube, sul canale Alberto Papa, su Instagram Alberto Papa e il canale Telegram Albatros Asset Management, che è la società con cui porto avanti le operazioni. Alla prossima, Alberto Papa, ciao!